Già molti e sono documentati. Le aree protette costituiscono non soltanto un sistema integrato di sviluppo, che seppure è naturalmente implementabile, rappresenta l'esempio della effettiva percorribilità di un modello che vede nella conservazione e nella promozione della natura il motore primario per il conseguimento del benessere sociale. Le aree protette sono i laboratori privilegiati di applicazione della green economy e dello sviluppo dei green jobs. In particolare in alcuni comparti, come quello turistico o quello dell'agricoltura di qualità, hanno svolto un ruolo essenziale nella conservazione della biodiversità rurale e di una serie di modalità tradizionali di allevamento e di coltivazione. E questo consente ancora oggi l'esistenza di un elevato numero di prodotti agroalimentari tipici, genuini, la cui diffusione costituisce un ulteriore importante valore economico. Nei parchi c'è una decisa propensione all'innovazione ambientale, alla promozione di processi produttivi puliti, di qualità. E con la ricerca che facciamo volutamente con l'Union Camere, non soltanto con Federparchi, ma con l'Union Camere, dimostrammo poi che a fare ritorno in queste aree sono sempre più spesso i giovani che qui avviano nuove iniziative imprenditoriali, in molti casi riprendendo e valorizzando attività o aree abbandonate. E anche c'è una maggiore rilevanza delle imprese femminili rispetto alle aree che non sono interessate dalla presenza di parchi.